Sindaco Menna, entro dicembre partiranno i lavori per riqualificare la famosa rotonda al centro di Vasto Marina, ma anche degli interventi per ripristinare le aiuole. Questi sono piccoli preludi per cominciare a pensare a un progetto più grande per riportare Vasto Marina ad essere al centro della vita turistica dell'Abruzzo? Intanto Vasto Marina è al centro della vita turistica dell'Abruzzo. Tanti gli investimenti in questi anni, nel mio primo mandato, rispetto alla valorizzazione della pista ciclabile, del pontile, progetti in itinere. Ma diversi sono i progetti che sono in cantiere tra comune e provincia. Più che altro, cosa mancherebbe per andare a completare un quadro di finanziamenti che sono stati indirizzati anche verso questa parte importante della città? Cosa manca? Manca una richiesta che deve essere finanziata dalla regione dei fondi FSC. Io ho chiesto per la piazza Rossetti e per la piazza di Vasto Marina due finanziamenti separati di circa 2 milioni di euro cada uno, affinché si possano riqualificare questi due salotti cittadini. E mi auguro che lì verremo ascoltati dalla regione e che lì ci saranno i giusti contributi affinché si possano riqualificare queste due piazze importanti. Quella è la sede opportuna, quella è la sede giusta. Naturalmente c'è una grande discrezionalità della regione, cioè noi abbiamo fatto la richiesta, ma se la risposta deve essere quella che è stata da parte di qualche diciamo segretario di partito, che Vasto lancia appelli che non possono essere ascoltati, mentre ci sono finanziamenti a iosa su altri territori, beh, sicuramente non la vedo dura per queste riqualificazioni. Il PNRR ad oggi non consente finanziamenti sulle piazze o sulle riqualificazioni urbane, per cui l'unico accesso che possiamo avere di finanziamento sono gli FSC regionali. Io anche tramite questo sito, tramite le lettere, tramite le delibere, tramite gli scritti che ho indirizzato alla regione, continuo a dire che è necessario un intervento di questa natura. Poi indubbiamente ci sarà a breve la gara per la rotonda che sarà ripristinata, ci sarà una manutenzione sulle aiuole che vedranno un nuovo look, indubbiamente ci saranno interventi sulla pista ciclabile di Vasto San Salvo per riqualificarla, renderla agibile, portarla a nuova luce. Indubbiamente c'è stato il finanziamento che a breve sarà appaltato per unire la vecchia stazione con la pista di Vasto Marina. 8-9 milioni di euro sulla nuova stazione di Vasto che sono in itinere, ci sono i lavori in corso per renderla un gioiello, anche un hub turistico importante. A breve porteremo in discussione in città la possibilità di realizzare ulteriori interventi sulla nostra città, grazie ai finanziamenti che abbiamo intercettato. Come provincia stiamo trattando l'acquisto delle vecchie stazioni, il completamento della Via Verde, insomma, sono tutte questioni che sono già in cantiere, ma ripeto, manca questo anello importante. Vedo milioni di euro indirizzati in altre città, mi auguro che anche noi saremo ascoltati in modo tale che Vasto Marina abbia la sua piazza nuova, Vasto Città abbia la sua piazza nuova e siano ascoltati anche quei quartieri periferici che da anni lamentano finanziamenti per le fogne, per le acque reflue e per le acque bianche, che ricordo sono di competenza della Regione e della SASI. Sindaco, per quanto riguarda invece Fosso Marino, spesso sempre al centro di grandi polemiche, anche rispetto a quello che è il progetto dell'amministrazione, cioè di renderla un'area eventi, ecco, qual è il punto? Ma intanto io penso che a Vasto c'è una polemica costante su un canale di acque bianche che non vedo e non registro in nessun'altra città. Rimini avrà 60-70 Fosso Marino, Pescara ce n'è una quarantina. Le altre città hanno i canali di acque bianche, San Salvo, Casalbordino. A Vasto diventa una polemica costante che fa male alla città. Fosso Marino è un canale di acque bianche, di acque meteoriche, ed è un'asta di acque che è di proprietà del comune. Se la volontà della città, dei cittadini, è quella di spostare quest'asta fluviale, va da sé che va spostata su un altro punto della spiaggia, quindi non è che può essere tombato. Può essere solamente, le acque possono essere defluite attraverso altri canali, verso altri angoli della spiaggia, perché così vuole la legge, così è dovunque. Chiunque va in giro per le spiagge italiane sa
che i canali di acque piovane ci sono e ci saranno sempre. Cosa diversa invece sono le indagini che vengono fatte puntualmente su questo canale di scolo, perché spesso ci sono degli allacci abusivi da parte di privati che sono stati segnalati e sono oggetto di indagini e procedimenti penali a carico di condomini, di ville, di chiunque insomma pensi di attaccarsi a questo canale di acque piovane. Abbiamo dimostrato poi che questa area è un'area pronta ad accogliere eventi. Giovanotti è stato un grandissimo successo. Non era il fiume Nilo, non stavamo parlando del fiume Nilo, né tantomeno di una un'area che fosse una riserva speciale o particolare. Addirittura qualcuno ci ha messo dei pesci, qualche altro parlava di rane rare, qualche altro parlava di uccelli rarissimi. In realtà Fosso Marino vede la presenza, come hanno detto gli scienziati che sono stati interpellati a fare le analisi, di piante infestanti che vanno puntualmente eliminate, e vede la presenza di acque meteoriche, quindi acque piovane, e se non viene manutenuto, cioè attraverso l'eliminazione di queste piante infestanti e attraverso una pulizia delle sabbie, di lì quel finanziamento della regione di 60-70 mila euro che è servito a pulire le vasche, e serve solamente ogni 3-4 anni a pulire le vasche, se non vede quel tipo di manutenzione naturalmente inizia a essere maleodorante. Io credo che Fosso Marino abbia avuto invece una grande riqualificazione, perché lo spostamento delle attività di somministrazione di beni alimenti che erano lì in modo permanente ha aperto una visuale sulla città e ha aperto una piazza straordinaria che è stata restituita alla città e ai cittadini. Abbiamo dovuto per questo subire denunce, ricorsi, comunicati, interrogazioni, ordini del giorno, un'attività ostruzionistica delle opposizioni da parte di alcuni che vedono animali rari dappertutto, ma alla fine i fatti ci hanno dato ragione. Oggi chi va a Fosso Marino vede vasto. Prima non vedeva vasto, non vedeva il tramonto, non vedeva il faro, non vedeva un bel niente. Lei ha citato il Jova Beach Party. In questi giorni dagli organizzatori è stato annunciato che probabilmente ci sarà una nuova edizione. Vasto si candiderà, sarà pronta ad ospitarlo eventualmente? Vasto è sempre candidata, perché Vasto ha dimostrato di essere pronta, perché Vasto è pronta ad ospitare un evento bellissimo di quella natura, ha dimostrato di farlo in modo sicuro, in modo serio, in modo sereno, è diventata una festa di famiglie, di giovani, di meno giovani, di allegria, di colori, a discapito e a differenza di chi ci ha sempre ostacolato e di chi ha fatto in modo che quel qualcosa di fantastico non avvenisse, cioè di mettere un qualcosa di imperfetto in un meccanismo perfetto che è il Jova Beach Party. Per cui noi ci candidiamo, ringraziamo di cuore Jovanotti, il management di Jovanotti, perché Vasto vuole bene a Jovanotti e al suo management, e Jovanotti e il suo management vogliono bene a Vasto. Per cui noi riteniamo che siamo pronti ancora ad ospitare un grandissimo evento e diciamo a Jovanotti di venire qui, perché lo vogliamo a Vasto, lo vogliamo ospitare con tutti i suoi amici e li vogliamo bene.